Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo e sono qui per presentarvi una puntata lampo che potrà chiarirvi ancora una volta come l'apparenza possa trarci in inganno. L'istintiva ripugnanza che si prova per un centopiedi potrebbe diventare stupore, addirittura riconoscenza. Vediamo come sia possibile. Sigla. Il centopiedi non è un insetto, ma appartiene alla classe dei chilopodi, un'ampia suddivisione, proprio come può essere quella degli insetti, degli uccelli o dei pesci, cioè una categoria scientificamente importante. Il termine chilopode deriva dal greco chilioi, mille, e podos, piedi, mille piedi. Ma dato che parliamo del centopiedi, chiariremo subito che in realtà il mille piedi è un'altra creatura. Le immagini vi mostrano abbastanza bene la differenza. Mentre il millepiedi, che è un diplopode, non un chilopode, è abbastanza erbivoro e mangia rimasugli vari. Il nostro centopiedi è assolutamente carnivoro. Poi vedremo quanto ci convenga. Si pensa che i chilopodi del mondo ammontino a circa 3.000 specie. Ma potrebbero essere molto di più. In Italia le specie sono 155, suddivise in 4 ordini. E sono tutti chiamati genericamente centopiedi. Quello delle nostre case appartiene agli scutigeromorfi. Molti di noi l'hanno visto girare in qualche stanza, magari con una certa preoccupazione, ma è bene conoscerlo prima di decidere di allontanarlo. Il suo nome scientifico è Scutigera coleoptrata, che deriva da scutum, scudo, ed agerere, portare, portare lo scudo. Possiede 15 paia di zampe. Quindi sono 30 zampe, non 100. Ha due antenne molto percettive che fanno da organi di senso. La testa è regolare e contiene i centri della locomozione, collegati anche con le varie sezioni del corpo. Gli occhi composti permettono una vista soddisfacente. I cosiddetti tergiti, come delle placchette rigide sulla schiena, rappresentano una sorta di abitacolo, come un'auto di Formula 1, per sviluppare la massima velocità. Le zampe davanti, dette forcipule, come pinze sottili, sono anche due tubicini da cui passa il veleno, molto efficace per le sue prede, non pericoloso per noi. Vive normalmente in natura, ma verso l'autunno è abituato a entrare in abitazioni, dove trova sovente cibo in abbondanza. I suoi habitat sono luoghi dove non mancano umidità e calore, bagni, cucine, camere da letto, cantine, lavanderie, ma anche uffici, e all'esterno, sotto cataste di legna, sotto cumuli di fieno, oppure sotto grosse pietre umide, o anche masse di compost. Misura fino a 5 cm, con un corpo grigio giallastro marroncino chiaro, attraversato da 3 linee scure, a zampe sottilissime, capaci di aggrapparsi a muri e soffitti con una velocità da piccolo bolide. E non è per portare danno, ma per darci una mano. Tutto ciò che può entrare in casa nostra e darci fastidio fa parte delle sue pietanze preferite. I ragni delle abitazioni, le invasive e pericolose cimici dei letti, le blattelle, piccoli scarafaggi nocivi, le termiti, in certi casi estremamente dannose, il pesciolino d'argento che rosicchia i libri, e la farfallina della pasta, ospite invadente della cucina. Le piccole formiche che ci infastidiscono e le zanzare e le mosche sono poco noiose. Tutte specie di cui il centopiedi fa scorpacciate. Vi pare poco? Pensate ancora che sia il caso di ucciderlo? Lui molto raramente, solo se ci tenta di schiacciarlo, può provare a pungerci, anche se è difficile che riesca a bucare la nostra pelle. In tal caso potrebbe essere come una puntura di vespa. Nelle case ovviamente noi siamo il suo unico nemico. I suoi predatori si trovano in natura, minuscoli uccelli insettivori, rospetti dell'umidità, anche piccole rane, e mammiferi di ridotte dimensioni come i toporagni. In piena estate il maschio attira la femmina con feromoni per accoppiarsi, poi rilascia un sacchetto di seta con i suoi semi, che lei assorbe passandoci sopra. Dopo un po' depone in media 60 uova. I piccoli che nascono sono fatti come lei, ma con solo 4 paia di zampe. Ogni muta se ne aggiungeranno un paio e solo la quinta muta arriveranno ad averne
normalmente 15 paia. Cari amici curiosi della natura, iscrivetevi se apprezzate almeno un po' il nostro canale. Come avete visto, non trascuriamo nemmeno il più umile animaletto. Cliccate sulla campanella e riceverete puntualmente notifica della nuova puntata. Grazie di essere ancora qui. A prestissimo. Ciao.